Una centrale della droga con serre high-tech per la coltivazione dello stupefacente, sita nella zona di Pescara Colli, è stata scoperta nelle ultime ore dai carabinieri della locale compagnia che hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Francesco Paolo Armino, trentenne pescarese. I carabinieri hanno recuperato oltre 3 kg di droga. L'attività è stata condotta in maniera, diciamo, vecchio stile, quindi con la conoscenza del territorio e dei personaggi. Non sono state utilizzate attività tecniche o altro. I canali di rifornimento purtroppo sono tanti e sono numerosi e nonostante, insomma, si cerca sempre di colpire i traffici, si sviluppano spesso e volentieri nuove rotte, quindi anche in questo caso ancora dobbiamo approfondire le indagini. Sospettiamo che possa essere giunto attraverso una gomma, infatti abbiamo rinvenuto all'interno dell'abitazione una ruota di una macchina tagliata, quindi verosimilmente l'hashish contenuto all'interno di palloncini era stato celato all'interno di una gomma di autovettura. Questa è una modalità che anche in passato è stata riscontrata.